dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Da questo brano del Vangelo di Giovanni comprendiamo come i discepoli e gli apostoli erano molto attenti alle parole di Gesù, e Gesù ha parlato del Padre, ha parlato di colui che lo ha mandato nel mondo, ha parlato del Padre che è una cosa sola con lui e ha parlato di sé come colui che deve annunziare il Vangelo e quindi deve far conoscere il Padre, ma poi consegnerà proprio ai suoi discepoli quella parola di verità e quella grazia di vita che sono le premesse indispensabili per arrivare poi al Padre. Avete capito? Filippo: Signore, mostraci il Padre allora. È così importante, tu lo ami tanto, fai quello che ti comanda, ci insegni quello che vuole, faccelo vedere. No? Rimane questa realtà che tutti noi vorremmo toccare. Pensate quanta forza, quanta ricchezza di gioia c'era nella rivelazione del Padre proprio nel cuore di questi discepoli. E Gesù prende lo spunto per chiarire ancora meglio il rapporto che c'è tra lui e il Padre. È quel rapporto che ci dovrà essere fra noi e Gesù, evidentemente sul piano della grazia, perché il Figlio è uguale al Padre per la stessa natura divina, mentre noi entriamo nella vita eterna per mezzo del Figlio. E questo è il motivo per cui chi vede il Padre vede il Figlio, chi ascolta il Figlio ascolta il Padre, e chi vive nel Padre rimane nel Figlio e compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Credetelo per le opere che io compio. Sentite con quanta semplicità Gesù annuncia verità eterne. Adesso le ascoltiamo, le meditiamo, ma quando il Signore ci consentirà di arrivare in paradiso e di vedere il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, unica divinità, fonte di ogni gioia e di ogni grazia, allora noi saremo felici. Chiedete con fiducia. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io lo farò, perché voglio glorificare il Padre nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò, perché io adesso sono qui
per adempiere la volontà del Padre. Che cosa vuole il Padre da me? Che io vi porti tutti a Lui. Nel mio nome chiedete qualunque cosa desiderate. Ecco allora che la Chiesa ci porta alla casa di Dio a parlare con Dio, a pregare Dio, a chiedere a Dio, a ringraziare Dio, ad adorare Dio, perché dobbiamo arrivare alla conclusione perfetta, ad amare Dio. Allora saremo una cosa sola, cielo e terra. Che cosa è successo nell'annuncio della parola di Dio ad Antiochia? Che la gente ascoltava e i cristiani si moltiplicavano, e questo portò alla reazione quei giudei che non volevano ricevere il Vangelo. E allora sobillarono le famiglie più facoltose, le donne più note, più ricche, e contro Paolo, Barnaba, che predicavano, e questi, scuotendo la polvere dei loro piedi, andarono a predicare a Iconio, una città non lontana, e lì lo stesso, molti si convertivano, perché la parola del Signore era sempre efficace. Nessuna persecuzione può chiudere la bocca ai cristiani, ai sacerdoti, ai vescovi, ne può uccidere anche, però la parola di Dio continuerà, disse San Paolo a quelli che stavano per ucciderlo: potete uccidere Paolo, ma non la parola di Dio. Oggi celebriamo la festa del Beato Lucchesio. Molti di voi sono terziari francescani, e lui è il primo terziario francescano. Si converte per le preghiere della moglie, buona donna, la quale ricorse a San Francesco perché convertilo quest'uomo. Non mi piace che vive così da peccatore. E San Francesco le disse: beh, torna a casa perché lo troverai già convertito. Era ad aspettarla sulla porta di casa e a proporle una vita di conversione totale. Una donna, da oggi in poi noi non staremo più a servirci lavorando per essere ricchi, per stare bene. Diamo tutto ai poveri. Va bene. E la moglie si è stupita di quella conversione così. E diedero tutto, fuorché la casa di buona donna, per abitarci avevano bisogno di una casa. Ma alla fine diedero anche quella ai poveri. E lui si ritirava in preghiera e pregava con tanto fervore che spesso si elevava da terra. Lo vedevano in estasi e otteneva grazie, guarigioni, tanti miracoli. Compiva con quella vita così povera, umile e devota. Pensate che proprio vivevano la giornata, davano qualcosa e quella a loro volta la ridavano ai poveri. Arrivò un giorno un sacerdote e vide che Lucchesio stava dando in elemosina un cesto di cipolle, aveva le cipolle. Me ne dai un po'. E Lucchesio ha preso tutto il cesto e gliel'ha dato. E il sacerdote stava per andarsene, allora lui l'ha richiamato: aspetta, vieni, vieni, benedicimi queste poche che sono rimaste. L'ha benedetta e se ne è fatto un mucchio di nuovo. La grazia del Signore l'assisteva comunque. Pensate che a un certo punto si ammala buona donna e dice a Lucchesio: chiama il sacerdote che mi dia la benedizione. Sì, sì, ha chiamato, il sacerdote è venuto, e lui, mentre il sacerdote dava l'olio degli infermi, quindi confortava la donna,
si è disteso sul letto e ha dato i segni di morte. Il sacerdote ha finito di dare il sacramento alla nonna, ha dato anche a lui, e sono morte a distanza di qualche ora. E tanta era la folla accorsa per lodare Dio della vita santa di questi due terziari, perché poi San Francesco gli ha dato un abito e una regola, quella della regola del terzo ordine, funerali così solenni sotto una pioggia torrenziale, ma nessuno si è bagnato. E mentre era esposto il corpo di Lucchesio, un uomo che era gravemente malato di un tumore l'ha toccato ed è guarito. Un altro ha cercato di tagliare un pezzettino di pelle del dito per avere una reliquia ed è uscito il sangue vivo. Dunque il Signore ha mostrato con i segni la santità di questi due primi terziari di San Francesco. Ecco il Vangelo. Chiediamo nel nome dei santi che amano Gesù, e il Signore farà tutto per noi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Beati Lucchese e Bonadonna. Lucchese, tu sei rivolo che scorre tra la riarsa sabbia del deserto. Ti stacchi come sasso dalla vetta per diventare segno nella valle. Dall'avarizia stacchi il cuore tuo e insieme a Bonadonna ti fai povero. Non serve più la spada né l'esercito. A nulla serve guelfo o ghibellino. Venuto è Francesco a Poggibonsi e nel tuo cuore è sceso il Santo Spirito. Lavori il campo e doni tutto ai poveri. La madia è piena, il pane vi ricresce. Francesco, noi vogliamo lasciare il mondo. Io scriverò la regola per voi. Voi resterete in mezzo all'altra gente, in povertà, digiuno e carità. Così, Lucchese, tu e Bonadonna diventerete i primi penitenti del movimento nuovo di Francesco, che riconduce a Cristo tanta gente. Dio richiama a sé i due figli, e figli vostri saranno tutti i poveri. Diviene muto quello che ti insulta perché l'infermo porti sulle spalle. Ti chiese il prete un cesto di cipolle, tu gli consegni quasi tutto il mucchio e benedire fai quel che resta. Il mucchio torna grande più di prima. E Bonadonna inferma con la febbre, ti prega di chiamare il confessore. Venendo, trova infermo anche te. Ad ambedue amministra i sacramenti. Voi vi spegnete insieme lo stesso giorno. Ai funerali scende forte pioggia, ma né la folla né la vostra bara rimangono bagnate da quell'acqua. Tebaldo è malato di tumore, guarisce nel toccare le tue mani. Qualcuno ti taglia un dito per reliquia. Dalla ferita sgorga sangue vivo. Tornando dal capitolo di Francia, frate Bartolomeo sul vascello fu colto da tempesta minacciosa. Ti invoca e il mare subito si calma. A Poggibonsi fanno grande festa il giorno in cui ricorre il vostro transito. Vi invoca or la Chiesa qual beati. Benediciamo tutti il Signore.